Con sotto appuntamento con martedì in comune, Marco Giusta, assessore ai diritti della città di Torino, che delibera presentate oggi? Oggi abbiamo presentato una delibera con un piccolo contributo da alcuni sportelli che fanno la raccolta dati sui casi di violenza di genere nei confronti delle donne. Ne siamo particolarmente orgogliosi perché solitamente queste associazioni, questi sportelli che fanno questa raccolta e ci mandano queste informazioni che i nostri uffici in qualche maniera mettono insieme, compongono e poi presentano, non ricevono mai o sono tagliati molto spesso fuori da ogni forma di finanziamento. Questo fa parte di un progetto più ampio che riguarda il piano antiviolenza della città di Torino, che questa mattina è stato presentato come comunicazione in giunta e ricevuto l'assenso di altri assessori, che verrà costruito nei prossimi mesi, però partirà con una macroazione interna all'amministrazione di formazione e sensibilizzazione delle colleghe e dei colleghi proprio per riconoscere e identificare i casi di violenza di genere, anche lavorando con il centro antiviolenza della città di Torino e con il nucleo prossimità dei vigili municipali. Cosa accadrà concretamente? Concretamente si metteranno finalmente in rete tutta una serie di realtà, si costruiranno dei protocolli congiunti e soprattutto si partirà dai saperi dei centri antiviolenza, delle associazioni, delle donne che compongono le realtà del coordinamento contro la violenza di genere nei confronti delle donne. A livello cittadino e forse anche a livello metropolitano si costituirà quindi un gruppo unico che potrà produrre e ragionare e intervenire in casi di violenza, cambiando molto la prospettiva da un approccio, tra virgolette, più istituzionale a un approccio più vicino alle donne. Cosa vi aspettate? Ci aspettiamo di provare a cambiare le cose, quindi cambiare una tendenza che in qualche maniera cerchiamo di costruire degli anticorpi naturali che sono già presenti nella nostra società, ma soprattutto di ribaltare un po' i piani e di partire dai saperi condivisi delle donne per costruire delle azioni che diventino ancora più efficaci, perché sono appunto elaborate proprio a partire dai vissuti quotidiani delle persone. L'impatto con la città, l'impatto con il tessuto sociale. Questo sarà assolutamente importante e sarà anche molto da considerare. Ad esempio, già all'interno di Aperto, ovvero del piano contro le periferie, era stato inserito un progetto di sperimentazione di questo tipo di approccio in Barriera di Milano. Apriranno due sportelli di ascolto curati dalla Diaconia Valdese, che ha vinto un bando, coordinati dall'Associazione Donne Futuro, anch'essa vincitrice di un bando. Questi sportelli in qualche modo delocalizzeranno e arriveranno più vicino alle donne che hanno necessità, anche se offrendo servizi a donne migranti e in altre lingue, in modo da poter contattare tutte e tutti e dare delle risposte puntuali a ogni forma di violenza. In conclusione, le tempistiche. Il progetto su Barriere in Milano partirà nei prossimi giorni, partirà molto in fretta. Sulla costruzione finale del piano antiviolenza, io credo che a partire da febbraio potremo già cominciare ad avere i primi documenti costruiti.